spirito di quello che succedeva. Allora, vediamo come proporzione. Il vecchio standard dava un rapporto cranio-muso di 50-50 fissando quelli che erano i punti di repere. Il nuovo standard dice solamente il cranio-muso è 50-50. Ora, siccome no, la nostra cinognostica è abbastanza diversa dalla loro, anche perché ero un medico, giustamente un medico considerava forse più la base anatomica ossea, sinceramente più che parlare di cinognostica dal nostro punto di vista. Allora lui aveva fissato questo rapporto di muso 50-50 con il punto di repere, cioè l'occipite, la linea che unisce le apofisi dell'osso frontale, che sono esattamente qui, cioè si spostano auralmente rispetto alla nostra linea di demarcazione frontofacciale, che sarebbe quella che unisce esattamente gli angoli nasali dell'occhio, è sposta a questa linea qui con il bordo alveolare del mascellare superiore. Non parlavo addirittura nemmeno di punta del tartufo, ma bensì il bordo alveolare del mascellare superiore. Quindi rapporti 50-50. Ora il nuovo standard dice solamente 50-50. Per capirsi, io ritengo che bisogna parlare la stessa lingua, perché se spostiamo un punto di repere caporalmente, chiaramente la misurazione viene falsata. Sono state fatte delle misurazioni anche dalla Ragione del Furio, che ho integrato io con altre mie misurazioni, e con il nostro modo di misurare, dalla nostra cinognostica, che noi consideriamo legge per poter parlare, capirci, il cranio ha un 60% di cranio e un 40% di muso, considerando la linea frontofacciale, e quindi questo rapporto 50-50 è assolutamente...